Nuova operazione della Guardia di Finanza a cavallo del confine tra Italia e Svizzera. I militari non hanno intercettato né soldi né droga. Il carico prezioso, questa volta, che tre persone tentavano di importare illegalmente, era composto da orologi di lusso per oltre 90.000 euro. Tre pezzi, se non da collezione, quantomeno di altissimo valore commerciale, scoperti durante due interventi distinti. Nel primo episodio, che risale a martedì, al valico di Brogeda, i finanzieri hanno notato due scatole vuote di orologi sui sedili posteriori di una monovolume guidata da due cittadini maltesi. Nulla da dichiarare, avrebbero risposto i due alla domanda di rito, ma i finanzieri hanno visto al loro polso degli Audemars Piguet in carbonio e titanio e sul sedile i cofanetti e le fatture di acquisto degli orologi per un valore di 68.000 franchi svizzeri. Poco dopo, sempre al valico automobilistico di Brogeda, si è ripetuta una scena molto simile. Alla domanda dei finanzieri, una donna cinese ha risposto il consueto nulla da dichiarare, anche se indossava al polso un pregiato Piaget in oro bianco e brillanti, del valore di quasi 45.000 franchi. La fattura era nascosta nel portafoglio tra le carte di credito. I tre orologi, i due dei maltesi più quello della cittadina cinese, sono stati sequestrati per contrabbando. Sempre martedì, i finanzieri del gruppo Pontechiasso hanno arrestato un latitante sloveno diretto in Svizzera, colpito da un ordine di carcerazione per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina a scopo di lucro. L'uomo è stato portato alla casa circondariale del Bassone di Como.